Bella, frate. Nonostante le difficoltà, facci caso, frate, nato straniero ce la fa sempre a superare gli ostacoli. Ieri ho venduto la moto, quindi sono uscito dalla zona rossa. Ho un po' di dinerite in tasca. Siccome il ragazzo che l'ha comprata non ha ancora la patente, ho comprato lo stesso la moto perché la vuole sistemare, la vuole far diventare caffè racer. Gliel'ho portata lì dove abita, e da casa mia a Parco Leonardo sono 30 km e mi sono fatto un bel giretto con la moto, e mi dispiaceva mentre guidavo, mi dispiaceva che la dovevo dare via. Dopo aver salutato la moto e niente, sto ragazzo poi se l'è portata via, io ho preso il treno poi per tornare a casa. A malincuore l'ho venduta sta moto, ma dovevo, necessitava il dinero. E poi mi è arrivata la pompa dell'acqua, frate, quella che mi hai suggerito te. Grazie, gracias. Mi sono così spaventato all'inizio, non spaventato, mi sono un po' preoccupato, dico, ma ce la farà questa qua, guarda quanto è piccola in confronto a quella che avevo prima. Dico, vabbè, la provo, poi vediamo che succede. Ho fatto un casino, acqua dappertutto nel camper, perché il tubo, quello che sta attaccato al serbatoio, da là usciva l'acqua. Questo va per metterlo, poi ho visto pure che il tubo era grande, ho dovuto utilizzare un pezzo del tubo della doccia, questo qua verde, che gli attacchi sono più stretti di quella precedente, di quell'altra. Quella si chiama Sure Flow, questa si chiama invece Sea Flow. Figa, mi piace anche il colore, ti devo dire, sto arancione mi piace. Ora, non c'erano le istruzioni per quanto riguarda il lato intake outtake, cioè da dove prende l'acqua e da dove la tira fuori. Quindi la prima volta l'ho montata male, poi ci ho messo il dito sotto al rubinetto e sentivo che tirava aria, e lì ho capito che dovevo invertire i tubi. Infatti poi me l'ho messi giusti e ha funzionato subito. Che pressione, mamma, veramente, ma veramente sorpreso. Piccolina così, una potenza assurda. Talmente potente che il tubo poi si è staccato, perché beh, non avevo le fascette, non avevo messo le fascette, non pensavo che fosse così potente, quindi mi ha schizzato tutta l'acqua dappertutto. Però tutto a posto, ho lavato per terra, ho dato una bella lavata al camper e tutto a posto. E questo ieri. Stamattina sono andato al parco con i cagnetti, ho preso la macchina. La luce era bruttissima, però ci ho provato lo stesso a filmare. I wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. Uh-oh. I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. Feels just like I'm lying to you. I fake it, stage it, trying to live some perfect life. I know I'm wasting time, 'cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself, you do the same and we'll be alright. 'Cause the
Dopo neanche 100 metri, forse 100 metri dentro al parco, ho dovuto smettere perché un certo signor Pose non vuole camminare, quindi abbiamo optato per la panchina, io e lui sdraiato sull'erba a meditare, a contemplare più che a meditare. Tese, tese. Alla fine il ragazzo che l'ha presa la moto ha fatto un affare. Avrei dovuto chiedere di più, però poi mi sono detto, vabbè, per una volta chi fa l'affare non sei tu ma è un altro. Poi ho venduto la moto il 12 maggio. Io il 12 maggio del 2004 mi sono sposato per la prima e l'ultima volta. Beh, l'ultima volta ancora non lo so, però eravamo io, la mia adesso ex moglie, la madre della mia ex moglie e Chua Domingo, l'amica della madre. Loro facevano da testimoni. Di fronte c'è il Yankee Stadium nel Bronx. Il tribunale del Bronx, sotto c'è una cappella, c'è il prete. Quel giorno sarà un giorno indimenticabile anche per lei per il resto della sua vita, perché è indimenticabile anche per me, perché quando il prete, ora prima di entrare lì nella stanza, eravamo io, la madre, Chua e lei fuori. Mi ricordo c'erano queste, in fondo al corridoio c'erano queste panche, queste così a fare da cavallo. Io stavo là, ti dico la verità, ero un po' agitato. Non avevo immaginato il mio matrimonio così, ero agitatissimo. Entriamo dentro e sto prete recita quello che recitano i preti, insomma, vuoi tu chiede prima a lei o a me, questo non me lo ricordo. Ma sa lei prima, si chiede prima all'uomo o alla donna? Vabbè, insomma, quando arriva il turno mio, quando lui mi ha chiesto sta cosa, io ho alzato gli occhi. Ma stavo a giocare, ho fatto finta. Ho alzato gli occhi, non l'avessi mai fatto, la faccia di lei. Ma nessuno se l'aspettava, io stavo a giocare. Oh, stavo a giocare. Però lui mi ha detto, vuoi? Ho detto, sì. E ovviamente poi questa cosa è sempre uscita fuori nei vari litigi che abbiamo avuto. E anche... No, perché tu il giorno del matrimonio tu non eri sicuro, perché tu stavo a scherzare, ma come te lo devo dire? Stavo scherzando. Above the center of attention, but I'm not.